Allora, eccoci di nuovo qui dopo i mitici, bellissimo, Valeria Marini, giornalista di... Non scherzare, Valeria Marini. Non scherzare. Non scherzare, no, l'ho fatta apposta, in realtà certo. Non è vero. Valeria Merlini, giornalista di Panorama.it, famosa autrice di recensioni, ci ha scelto questo brano, ce ne saranno altri due scelti da lei, che mi sembrano dei brani, questo di Pink Floyd, spettacolare, che era sul Dark Side of the Moon, giusto? Sì. Sul famoso disco del 1973, che ancora credo sia nelle classifiche di vendita. Detto questo... Sì. Valeria, giornalista, ma che tipo di giornalista? Ecco. Valeria scrive recensioni di libri. Attenzione, perché ho iniziato su Panorama come mi occupavo all'interno innanzitutto della sezione cultura, quindi recensioni di libri, e sono partita con libri legati ai fenomeni da Facebook o comunque dai social network. Poi mi sono appassionata alle piccole case editrici indipendenti, che apprezzo tantissimo tuttora. E poi è successa una cosa, esattamente un anno fa, ottobre 2012, il caporedattore ha deciso che la mia vita dovesse assumere delle sfumature di tre colori in particolare. E quindi da un anno a questa... Posso immaginare che tipo di sfumature. Una vitaccia. E quindi da un anno a questa parte sono relegata in quello che io chiamo il mio mondo sexy and co. Quindi io mi occupo di libri erotici, libri legati al sesso, e chi più ne ha più ne metta. Ecco. Bene, però prima di entrare, perché poi non vi preoccupate, non ci abbandonate, parleremo di narrativa erotica, ma prima di entrare nel vivo per alcuni ascoltatori, quella narrativa erotica, ecco. Io direi che Valeria, allora io una domanda che ho per Valeria è, ma la sera quando stai a casa e prima di addormentare e leggi un libro, ti sembra di esserti portato il lavoro a casa oppure lo fai con tranquillità? Cioè riesci a fare lo stacco tra libri che devi leggere per professione, perché devi fare le recensioni, al di là dell'eroticismo, erotici o meno, o libri che poi leggeresti per piacere perché ti piacciono, ti piacerebbe leggere? Guarda, io i libri che amo e mi piacerebbe leggere, io continuo a comprarli, sono una folle, tanto che quest'anno ho dovuto far costruire una libreria a casa perché non sapevo più dove metterli, quindi io continuo a comprarli, sono lì, so che prima o poi verranno anche usati. Leggo quello che devo recensire, quindi leggo i libri erotici, però non mi pesa affatto, anzi, non mi pesa. La sera quando vado a letto mi prendo il mio bel libro del momento, bello tra virgolette, e me lo leggo, e non è assolutamente pesante, perché comunque tutto parte dal fatto che quello che io faccio lo faccio per passione, quindi a me leggere piace, leggerei qualunque cosa. Benissimo, anche l'elenco telefonico. Quindi non ti sembra di esserti portato il lavoro a casa? No. Ma a proposito di leggere, tu quindi comunque leggi tantissimo, e invece in Italia secondo te tu sei nella top 10 dei lettori italiani o come funziona? Funziona che io ti ho portato qualche numero. Partiamo dai libri. Tu hai idea di quanti libri vengono stampati in un anno riferito? Io ho i dati del 2012. Ma numero di titoli dici o la quantità? Proprio sulla quantità no, mi sembrava 62.000 titoli vengono stampati, giusto? 62.000, sì, esatto. E sono una media di 167 libri, e parliamo solo di carta, che viene pubblicato al giorno. Io ero rimasta 3 anni fa un'ottantina al giorno. Il mio sogno sarebbe, a proposito di sogni, poter leggere tutti i libri del mondo, cioè 167 al giorno, dove vado? Quindi questi sono i numeri, che sono comunque pazzeschi. Di questi, chi è che legge questi libri? Ma chi è che li legge? Il medio, il forte lettore, che viene considerato quello che legge più di 7 libri all'anno, rappresenta solamente il 30% della popolazione. Vabbè. Più di 7 libri all'anno. Dove, attenzione però, tra il medio e il forte lettore si intende quello che non lo fa per lavoro. Quindi tu sei esclusa. No, sono esclusa, assolutamente. E un altro dato particolare, nel 2012 le case editrici presenti in Italia che pubblicano almeno un titolo all'anno sono state stimate 5.074 case editrici in Italia. Quindi siamo, diciamo, è vero che in Italia c'è il fenomeno dell'editoria a pagamento che probabilmente...
falsa un po' le cifre del mercato, un po', questo sicuramente, sicuramente. sì, sicuramente, però sono comunque dei numeri. Che noi in Italia chiamiamo editoria a pagamento, mi pare che in Inghilterra è chiamato vanity o qualcosa che ha a che fare con la vanità, perché insomma, Perché tu vuoi essere certo di è più la vanità di chi apparire, sì, scrive che vuole esatto. essere pubblicato. E quindi è così. Bene, su queste cifre abbastanza povere, nel senso povere per lettori, eccetera, tra parentesi aggiungo, mi pare che negli Sì. Stati Uniti, che ha una popolazione di 250.000 abitanti circa, il numero dei libri è neanche un decimo di quelli che vengono stampati in Italia, quindi insomma, diciamo, si legge di più e ci sono più lettori e meno libri. Certo. Detto questo, Sì. per scrivere bisogna leggere e mi sembra che invece in Italia succede il contrario, c'è cioè più chi scrive che chi Bravo, sì, legge, è vero. eccetera. Detto questo, io darei a Valeria la parola per presentare il prossimo brano, che è sempre un tema estivo, giusto? Ma è Summertime di Janis Joplin e l'ho scelto semplicemente perché è Summertime di Janis Joplin. No, don't you cry.